Benvenuti sul canale. Oggi ci trucchiamo insieme con quello che ho trovato nei miei low cost che voglio far girare in questi mesi. Poi, se vi piacerà, faremo anche la beauty per ogni mese, come stanno facendo in tante sul canale. Sono qui nella mia cameretta questa mattina di marzo, non c'è ancora il sole, quindi sfrutteremo questo tipo di luce e poi intanto vedremo. Allora, vi presenterò ad uno i prodotti low cost che ho scelto, che sto utilizzando da anni, con i quali mi trovo benissimo. Intanto ho già fatto la mia skincare, ho dato la mia crema solare, questa di Rock, ve ne ho già parlato, è un'ottima crema solare, in offerta in questi giorni su Notino, fluida, unifica l'incarnato, in più ha la vitamina C e va a proteggere le macchie. Quindi a farle anche un po' sparire e in più va a fare una sorta di anti-invecchiamento sulle macchie future, quindi va a prevenirle. Quindi questa è ottima, ve la consiglio. Poi tutto si scioglie, fai da primer e non è comedogenica come i prodotti che ho scelto oggi. Il primo prodotto è questo fondotinta Fresh and Fit della Essence, tenuta 12 ore, luminoso glow. Io lo possiedo nel numero 20, è un fondotinta che uso da anni e mi piace. Come avete visto, il fondotinta che ho scelto è il Fresh and Fix di Essence che andremo a dare. Ma prima di questo, scelgo questo primer di Catrice di Maleficent, che era questo per così dire, con questi piccoli pallini di acido ianuronico. Vediamo se riusciamo a farvelo vedere, che praticamente si scoppiettano. Il primer che ho scelto oggi è questo della collezione Le Villains di Maleficent. È un face primer con queste micro particelle che si scoppiettano, ricche di acido ianuronico, prodotto vegano, Catrice. Questa collezione, se la trovate, ottima, ottima sulla pelle. Quindi lo mettiamo sul viso. Lui mi piace perché lo lascia idratato e non è quei primer che danno quel senso di appiccicoso. Quindi vi posso dire, se trovate di Catrice, poi oltretutto la linea di Catrice di Essence, sono diventati molto vegani. Poi sono a poco prezzo e sono ottimi. Quindi vado a dare questo mio primer, come vedete, leggermente illuminante. Mi trovate oggi con questa dermatite, perché io, come vi ho già detto in molti video, sono allergica al nichel e in questi giorni, tra i pollini, tra tutto, si è scatenata questa allergia che cercheremo di andare a coprire. Più che altro adesso si tratta in fase quasi finale, quindi di secchezza estrema. Quindi andiamo a dare un buon contorno occhi che ho già dato stamattina, ma vado ad aggiungere questo di Astra. Parliamo di low cost ed è ottimo. È questa crema della linea idrata e tonifica con acido ialuronico e andiamo a dare il nostro contorno occhi. Poi vi farò vedere in una prossima beauty dei segretini, quindi teniamo e massaggiamo in modo da non far entrare nelle rughe. Quindi quando lo mettete, fate questo, quindi andate verso l'esterno. Quando massaggiate, andate verso l'interno. Movimento molto leggero e poi tiriamo nella palpebra. Andiamo anche qua in mezzo. Quindi scarichiamo le tensioni scendendo. Stessa cosa di qua, teniamo, massaggiamo. Prima picchiettiamo in modo da farlo assorbire e poi massaggiamo al contrario, in modo da riempire bene le rughette secche e il contorno occhi così non va a infilarsi nelle pieghette massaggiandolo al contrario. Poi scarichiamo anche di qua. Perfetto, siamo pronti per partire. Andiamo a dare il nostro Fresh and Fix. Allora, intanto avevo pensato un modo per conoscerci meglio. Il mio canale sta andando abbastanza bene. Mi piacerebbe
interagire più con voi, chiedervi che cosa vi piace. So che tutti amiamo i low cost, soprattutto quando ci permettono di spendere poco, avere dei buoni risultati e assolutamente avere delle belle performance. Questi prodotti io li utilizzo da anni e quindi ho detto perché non fare un video dove proviamo i low cost, i miei preferiti, per così dire. Allora, vado a stenderlo con un pennello leggermente piatto. Segreto è per non lasciare la pelle troppo mattificata, anche se questo comunque è un glove, vado a bagnare con una Essence. Io utilizzo questa della Gustave, è lo Gustave di Essence, ma questa linea è fantastica. Vado a picchiettare, quindi non vado a tirare, perché comunque è un fondotinta leggero. Vedete la resa? È molto bella. Per quanto luce si possa assolutamente picchiettiamo, quindi questo è il movimento che mi piace. Allora, cominciamo da capo. Io mi chiamo Ornella e il mio canale si chiama Selvaggia Bellezza, come avrete certamente visto. Amo la bellezza e si sa. Selvaggia non è un nome, ma è proprio la natura della bellezza selvaggia, quella più intima, quella più nostra, quella che ci piace avere quando ci svegliamo al mattino. Io, quella per me è la bellezza selvaggia, la bellezza della nostra origine, quell'incarnato illuminato che abbiamo quando lo curiamo. Quindi tutto questo è quello che ho in mente io. Il mio canale, come avete visto, chi mi segue da un po', segue moltissimi temi. Intanto questo fondotinta, vedete, si è steso bene. Non è andato nelle zone secche, è un effetto seconda pelle, anche se avverto, vi devo dire la verità, che va a segnarmi leggermente qui. Quindi non è ancora il fondotinta super idratante che amo io. Quindi andiamo a dare un po' di acqua termale e andiamo un po' a tirarlo. Questo è un altro segretino. Passiamo col secondo prodotto che ho deciso di utilizzare. Correttore che ho scelto oggi è questo della linea permanente di Kiko, che in questo momento non si trova più, ma lo trovate nelle collezioni ed è nella versione numero 2. Altro correttore che adoro e continuo a ricomprare della NYX, il Bare With Me. Un concealer veramente leggero, lo possiedo nella colorazione vanilla. Low cost, idratante, non vale le rughette, è eccezionale da usare anche come fondotinta a piccole dosi. Allora, avete visto il contorno occhi che ho scelto di Kiko, dove ve l'ho presentato bene, dove ha da una parte questo primer che è già un po', l'ho usato molto, quindi non ce n'è più molto, quindi vado a darlo qui, ma più o meno. Poi andiamo a metterlo sul contorno occhi. Allora è leggermente giallino, quindi vado a lui. È molto sottile, mi piace, mi piaceva questa linea di Kiko, ma un altro che io lo trovo eccezionale, lui della NYX, ed è il Bare With Me Concealer Serum. Anche questo in modo dato molto sottile per le pelli come le nostre. Questo si trova, questo era di una linea che avevano fatto, si trova un sostituto, ma non è più tanto lo stesso. Vado a prendere le mini spugnette di Essence, queste per gli occhi che utilizzo sempre. Un altro segreto e di inumidire le spugnette, perché la spugnetta bagnata fa sì che il correttore non si vada a infilare nelle pieghette. Allora, lo stendiamo bene anche con le dita, si stende bene questo correttore, anzi il dito ha la giusta umidità per far sì che non vada proprio a infilarsi nelle pieghette. Quindi vado a stendere il mio correttore.
Dopo aver steso il correttore, ho utilizzato lui, della linea Pure Beauty di Astra, 90% supernaturale e il lip oil che utilizzo tutti i giorni. Questo ve lo consiglio, è ottimo. Allora, andiamo a fare un po' di contouring e utilizzo questa palette di Kiko che avevo preso della linea Contour Obsession. Si trovano ancora e sono anche scontate. Fetch Palette di Kiko Contour Obsession colorazione 01. Questo contouring freddo incredibile che lo vedremo all'opera. Guardate che bello, anche lui, come sappiamo, le polveri di Kiko, ma in questo caso si sono superate. Sono morbide, sono scriventi, sono veramente da avere. Comoda anche da portarsi in borsa. E che dire, questa la vediamo all'opera. Io avevo questa della linea 01. Questa è fantastica. Questa la sto utilizzando tantissimo. Allora, utilizzo di nuovo un pennello bello piatto, sempre un po' inumidito. Vado a fare un po' di contouring con questo un po' più freddo. Quindi vado a metterlo, per così dire, qui. Vedete come sono cremosi e morbidi e li adoro, per così dire. Andiamo a metterne anche un po' qui sulla pappagoggia. Allora, vi dicevo che mi chiamo Ornella. Quando ho deciso di aprire questo canale, un po' prima del lockdown, praticamente io lavoravo, ebbene sì, ho fatto l'indossatrice in età giovanile per la via della mia altezza. Però nel frattempo facevo l'operaia. Ebbene sì, io ho fatto praticamente l'istituto d'arte, intanto ho dato un po' di contouring. Prendiamo adesso un pennello un po' più così, in modo da praticamente stendere il contouring. Quindi vado a dargli questa parte un po' più calda, proprio sopra, in modo da scaldare un po' l'incarnato che comunque tende un po' il grigio. Allora, intanto vi dico che questo fondotinta di Essence è ottimo perché si setta, quindi diciamo che non ha bisogno di molta cipria. Quindi vado un pochettino, prendiamo un pennello più da cipria in modo da fare un bel contouring sfumato. Quindi vado a sfumare il mio contouring. E vado ad aggiungere un po' di caldo anche. Questa è un'ottima palette. E vi dicevo che facevo l'operaia, intanto io sfumo, quindi sfumate sempre con dei movimenti circolari. Facevo l'operaia, poi la fabbrica ha deciso di spostarsi un po' più distante, a 50 km, mi veniva difficile, avrei dovuto partire alle 3 del mattino. Comunque ho pensato che visto che davano un piccolo incentivo, mi continuo a fare le mie unghiette perché io sono anche un'icotecnica, oltre che aver fatto l'istituto d'arte, quindi essere una maestra d'arte, e quindi mi metto un piccolo laboratorio visto che ho i locali qua, e così ho fatto. Quindi lavoricchio a fare le unghie e ogni tanto vado al centro estetica. Poi ho pensato, apro un canale in modo da dare le mie conoscenze, visto che ho fatto molti corsi, anche di trucco perché truccavo le spose, e quindi ho detto così. Io poi sono un amante degli inci, come vedete, forse anche per questo che non sono seguita tanto, perché io sono un po' fissata sugli ingredienti dei prodotti, quindi vado sempre a scegliere anche per via della mia dermatite. Poi un giorno vi racconterò la storia della dermatite. Intanto ho messo il contouring, adesso vado a mettere un po' di illuminante, anche se l'illuminante di questa palette, diciamo la verità, non è che mi piaccia proprio tanto. Forse vedete, così sembra tanto, ma in realtà non è tanto, nel senso che tende a fare macchia. Comunque lo facciamo comunque funzionare quando una palette è così comoda anche da portarsi in giro. Ecco, io questa ve la consiglio. Comunque vedete, è carino, eh? È carino. Andiamo poi a dare un po' di fard,
per illuminare un po', perché vedete l'incarnato è un po' smorto. E vado a metterlo anche qui. Allora, oggi non mi sono fatta le sopracciglia perché, avendo questa dermatite, non voglio andarle a toccare, ma voi comunque mi prendete come viene. Ok, adesso andiamo a vedere quest'altro prodotto che avete visto. Io avevo preso la colorazione 3 e la colorazione 2 dei prodotti di Astra. Lip and Cheek di Astra, ultima collezione. Oggi utilizzeremo lo 02, lo Chic. Ed è fantastico, lo vedremo all'opera. Si stende facilmente e lo vedrete che dà questo aspetto matte incredibile. No transfer, lo utilizzeremo anche per la bocca e per il trucco sugli occhi. Astra Lip and Cheek. Ma andrei a dare il 2, che è lo Sleek. Allora, questo prodotto mi sta piacendo, però cosa dire di questo prodotto? So se riuscite a coglierne le sfumature, un po' difficile. Va subito assolutamente sfumato perché tende a fare macchia. Se lo sfumate bene, comunque l'effetto è molto bello. Adesso provo a spegnere un po' di luci così vi faccio vedere al nature. Così, un po' meno luce. E andiamo a darlo anche di qua. Quindi oggi volevo fare proprio un video genuino, duri quel che duri, come se fosse una diretta, in modo da conoscerci un po' meglio. Tanto vedete comunque come si stende bene, l'effetto carino che dà, piace questo effetto un po' Heidi. Vado a sfumarlo con una spugnettina. Che l'incarnato è veramente molto molto morbido. Vediamo se allora stessa cosa, visto che non ho preso una palette, per esempio di Kiko mi piace tanto questo illuminante della Green Me, ve l'ho già fatto vedere tante volte. Tra l'altro in questi giorni è uscita la nuova collezione Green Me, ho preso qualche pezzo, quindi vi aspetto poi sul canale così ne parliamo. Mi piace provare e cercare sempre i prodotti che sono performanti e che non mi diano problemi di allergia. Allora, proviamo questo, come vi avevo detto, Astra, lo Sleeping 02 sugli occhi. Quindi vado a darne una leggera quantità in modo da creare una sfumatura così un po' rosa. Vado subito a sfumarla. Utilizziamo questi pennelli di Essence, sempre della collezione Villais, anche questi un low cost se li trovate, eccezionali. Adesso di Essence c'è praticamente la collezione degli orsetti. Beer. Ok, vedete come rendono bene perché comunque si opacizzano, quindi sono ottimi da usare sia sugli occhi sia sulle labbra. Allora, cosa vi posso dire? Sulle labbra sono confortevoli, sugli occhi non tirano, quindi rimangono inalterati per tutto il giorno. Li ho indossati già tanto, infatti uno è già quasi finito perché mi stanno piacendo tanto. Poi un altro segretino è di utilizzare l'illuminante per schiarire. Andiamo anche un po' a schiarire. Ok, piace tantissimo. Poi prendiamo un pennellino un po' più piccolino e sempre con questo illuminante della Green Me andiamo a dargli un tocco di luce. Vedete, a volte basta poco per fare un trucco veloce, per andarci a fare la spesa, essere comunque in ordine e utilizzare dei prodotti low cost. Quindi il mio canale nasce sì dall'esigenza di parlare di bellezza, ma anche di parlare d'arte, anche se l'arte non interessa, come ho notato a tanti, perché io dipingo, faccio quadri, mi piacerebbe parlare degli autori, però poi ho notato che comunque è un argomento che non piace, non piace, non piace, anche se secondo me è fantastico, perché ci
ci riempie l'anima, l'arte, mi fa vibrare la vita. Questo sarebbe un discorso molto lungo da fare. Allora, fisso solo con questo, non è un prodotto low cost. Ah no, sì, Mina. Mina è un brand di look fantastic, quindi vado a mettere questo fissante. Intanto vi metto qua sotto tutti i nomi dei prodotti, quindi aprite sempre l'info box perché comunque ci mettiamo anche tanto. E oggi proprio non vado a dare una matita sugli occhi, ma vado proprio solo a fissarle. Poi passiamo a un altro prodotto, quindi avete visto, siamo arrivati a 6 prodotti, senza contare, vabbè, lo spray fissante. Poi un altro prodotto che voglio farvi vedere, che lo sto trovando veramente eccezionale, è questa sponge che ho preso su Amazon, extra soft in microfibra. Questa quando la bagnate diventa grandissima ed è ottima. Poi adesso vi faccio vedere per cosa ho usato l'asciutta per fare questo lavoro. Allora, prendiamo la Cipria Mineral Power della Skin Loving. Altro prodottino fantastico di Essence, si trova ancora della linea Skin Loving, il Sensitive Mineral Power, 96% di ingredienti unici e naturali, setosa, morbida, non segna. Si fonde con la pelle e sparisce. È minerale. E che più fa bene alla vostra pelle ed è mattificante il giusto, lasciando la pelle setosa. Skin Loving. Piccolo coso di illuminante per fissare un po' il mio correttore leggermente. Poi appunto vado a posizionarmi questa cipria con una blender. Poi questa che ha questo coso in microfibra è fantastica. Poi vado anche a mettere un po' di cipria sul naso. Questa è fantastica perché non è come iridogenica. E per le pelli sensibili mi piace perché fissa. Poi andiamo a dare la meravigliosa cipria di Kiko dell'ultima collezione Beauty Essential, che è questa, che è anche un primer. Altro prodotto meraviglioso che lo vedremo all'opera in questi giorni della linea proprio ultima uscita, collezione primavera di Kiko, il 2 in 1 Blooming Primer e Fissatore. Allora, questo lo sto adorando, lo sto assolutamente consumando. Lo vedrete all'opera, lascia una pelle glowing fantastica, la polvere sottilissima. Vedete questo aspetto illuminante? Mi piace tantissimo, veramente tantissimo. Allora, io la uso sia come illuminante, poi lei anche qui va proprio a lisciarvi la zona. Guardate la luminosità che dà questo prodotto. Si può usare come illuminante, come cipria. Guardate, come cipria è fantastico. Io andrò a prenderne un secondo e ve lo consiglio perché mi è piaciuto proprio tanto. Mettiamo ancora un po' di terra per scaldare. Scelgo sempre di Essence, 99% la della Hello Gustave. Questa terra che si miscelava, che sto adorando, e intanto così ho lasciato questa fabbrica e le mie sfilate, perché ormai l'età era quella che era, avevo già più di 40 anni, e quindi ho deciso di rimanere nella mia casetta in attesa di un altro lavoro mentre facevo le unghie, e poi questo non è successo. E così ho continuato con il mio canale, casetta da guardare con giardino, mia mamma di 83 anni che ha bisogno di tanta assistenza, per mettere qualcun altro lo faccio io. Così ho una casona dove faccio da mangiare dal mattino alla sera, quindi dalle 5 del mattino fino alla sera. Ho un fratello che si è sposato da poco, abbiamo tanti anni di differenza. E viviamo tutti qui in provincia di Torino. Quindi questa è la mia storia. La fabbrica l'ho lasciata, va bene, perché chiudeva, si spostava, ma anche perché comunque avevo avuto dei grossi problemi di salute. In 17 anni lì dentro abbiamo respirato molti metalli e anche il carbone, perché si facevano i filtri per le auto. E
E quindi io mi sono ammalata di questa allergia al nickel molto grave, avevo queste piaghe sulla pelle, ma non voglio rattristarvi. Comunque era un modo per farvi conoscere un po' di me. Allora, sempre della collezione di Essence, questa delle regine cattive, questo bellissimo fard. Altro meraviglioso prodotto di Essence della collezione Evil Lines e Evil Queen. Ed è questo fard fantastico, lo adoro, ha questo aspetto naturale, non è per niente polveroso, setoso, si fonde con la pelle ed è fantastico anche da tenere in collezione. Che vado a mettere solamente un po' qua centralmente e mettiamo il rossetto, anche questo fantastico, se lo trovate, queste sono le cose low cost che io adoro. Allora, voglio prendere il prodotto di Astra, che scusate, non trovo più perché poi io sono una pasticciona. Prendiamo lo 02, sempre quello che abbiamo usato sia sugli occhi che qui, e andiamo a darlo sulle labbra. Come vi ho detto, è confortevolissimo. Mi dà questo aspetto bambolina oggi, quindi. Ah, ho messo anche la matita di Wacom che sto utilizzando in questi giorni, che è la Blue Lail 07 dell'ultima collezione Armocromia. Vi invito ad andare a vedere anche il video, quindi il trucco è carino. Adesso ve lo faccio vedere proprio sotto il sole, sotto un'altra versione di luce. Continuiamo a tenerci le orecchie perché oggi abbiamo questi capelli da lavare. Però avevo voglia di raccontarmi un po', chissà magari che non acquisti un po' di simpatia, forse questo mio aspetto così da tra virgolette indossatrice anche di 50 anni oramai mette sempre un po' in soggezione. Io ho sempre paura di questa cosa, però mi piacerebbe che trasparisse la semplicità, perché comunque io sono una persona semplice che ama la terra, che ama le cose semplici. E a tal proposito, i profumi li adoro perché mi portano, mi allontanano un po' da questo posto, perché non potendo viaggiare per situazioni familiari. Allora, volevo farvi conoscere il parfum della Saphir, che sono queste cosa vogliamo dire? Coppie, come si vogliono chiamare, dupe. Questo è di Alliance ed è proprio lo Star del Saphir. È fantastico. Vi devo dire che questo mi ricorda l'Alliance degli anni 90, perché adesso comunque è leggermente meno. Quindi questo ve lo consiglio. 7 euro. Profumo low cost, fantastico. Adesso facciamo l'altra inquadratura e poi vi mando un enorme bacio e vi saluto. Il trucco di oggi è questo, vedete, è molto luminoso, guardate, qua si vede benissimo la cipria, questa primer di Kiko dell'ultima collezione che dà questo aspetto luminoso. Il fondotinta è molto naturale, il rossetto forse è un po' chiaro, però per dove devo andare io a fare un po' di spesa. E anche guardate che bella la sfumatura di questo fard che vi consiglio di Astra. Vi mando un bacio. E vi aspetto prestissimo con un altro video. Mettiamo il mascara. Questo è il mascara di Astra. Vi faccio sempre vedere il First Action Volume dell'ultima collezione che vi ho fatto vedere. Lui è fantastico. Questo scovolino permette proprio di raggiungere tutte le ciglia. Appunto. Porcata tutta sotto l'occhio.